quando li incontriamo, non si rendono conto, non riescono a percepire fino in fondo quanti problemi hanno. Sono fagocitati dalla giornata, corrono e continuano a fare le stesse azioni senza rendersi conto che se non hanno gli strumenti per farlo, sprecano solo del tempo. E allora da lì l'idea. E se facessimo un film, un telefilm, una sitcom, qualcosa del genere? Ma sei serio? Certo, Mauri, ce la possiamo fare. Ma noi non siamo attori. Fa niente, dai, hai ragione, siamo dei principianti, ma noi conosciamo bene il settore, sappiamo che cosa accade realmente. Ma a me sembra un'idea folle. Ma noi siamo folli. A me non mi convince. Azione! Persichetti? Buongiorno Silvia. Sì, buongiorno dottoressa. Volevo fare i complimenti per aver concluso la selezione per il responsabile IT. Nei corridoi ho sentito un brusio di apprezzamento verso il neoassunto. Speriamo che sia anche bravo. Avrò modo di incontrarlo. Ad ogni modo, la chiamo perché ho una nuova ricerca da darle. Ci serve un responsabile per l'espansione del nostro delivery digitale. Ci serve una risorsa che sia un commerciale, meglio se con esperienza internazionale, ma che abbia anche competenze IT e di marketing perché dovrà gestire CMS e il suo posizionamento SEO. Non ho dubbi che saprà, come sempre, identificare il candidato migliore per noi. La linea me lo richiede con la massima urgenza. Ah, dimenticavo. Der Kandidat muss Deutsch sprechen. Il candidato deve parlare tedesco. Mi tenga informata, mi raccomando. E buon lunedì mattina! E speriamo che lo sia! E speriamolo veramente, Luci! Buongiorno Mimmo! Buondì! Tutto bene? Benissimo, grazie! La convinciamo questa settimana un'azienda a cambiare la mail e l'Excel con un software? Ma certamente! Bene! Buongiorno ragazzi, tutto bene? News dai nostri clienti? Ma insomma, il primo ticket del giorno, la funzione non funziona. Alfredo, funzionerà! Mi raccomando, calma, sangue freddo, e lunedì mattina controlliamo e rispondiamo al cliente. Oui, madame. Avez-vous essayé de redémarrer votre ordinateur? Ah bon, super! Le problème est résolu alors. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Mimmo, sai l'azienda che ti ho dato ieri? Ho trovato il nome del responsabile del personale. Si chiama Silvia Persichetti. Prova a chiamarla per fissare un appuntamento. Ottimo, dai, finisco di preparare un'offerta e la chiamo. Dopo fammi sapere. Certamente. Manu, urge un caffè. Ciao Michele! Ciao Silvia! Hai finito il caffè? Sì, lo vado a prendere giù però perché sono già incasinatissimo. Ok. La prossima volta lo beviamo insieme però. Volentieri, buon lavoro! Grazie anche a te, ciao Silvia! Ciao! Che carino. Carino, è un figo pazzesco. Scusa, ho dimenticato il cucchiaino. Eccomi. Oh, meno male che sei arrivata, guarda. Cosa c'è? Stamattina mi ha chiamato un'altra ricerca, un'altra Mission Impossible, una ricerca urgente. Ho già guardato in tutti i faldoni che avevo. Niente. Ho lì ancora un sacco di roba da controllare. Vabbè dai, ti do una mano. Grazie. Dammi mezz'oretta. Va bene, grazie. Oh no, senti cosa. Ce l'hai presente Michele, quello nuovo dell'IT? Mi sa che Marta si è presa una scimmia. Ecco. Come darle torto del resto. Vabbè, vedremo. Grazie. Ci vediamo dopo. Ci grazie vediamo mille dopo. Manu, grazie. Ciao. Oh Manu, ma il caffè! Persichetti? Buongiorno dottoressa Persichetti. Sono Cosimo Suma di Arca24, società specializzata in software per gestire la talent acquisition. Le chiamo perché mi piacerebbe fissare un incontro con lei per mostrarle come la possiamo aiutare. Salve, dottor Suma, grazie. La ringrazio molto, però devo chiederle una cortesia. Purtroppo oggi sono veramente molto presa, ho una selezione importantissima che mi sta portando via davvero tanto tempo. Le spiace se ci sentiamo domani? Ma certamente, si figuri. A presto allora. Grazie, grazie molte, salve. Fa vedere questo. Ma non ha il tedesco, ma... Ecco, niente. Questo qua?
Bene, però guarda quante esperienze. No, Manu, io non posso più. Ho fatto passare tutti i faldoni e non è saltato fuori niente. Sono piena di roba da fare. Non so più dove andare a trovarlo, non lo so. Oh, Perse, mi è venuta un'idea. Sentiamo?